Senta, ma qua si moltiplicano le fake news su giovani in condizioni gravissime che poi dopo verifica appaiono inesistenti, no? Verifiche fatte da anche da me personalmente, no? C'erano qua i 5 pugliesi in terapia intensiva che invece poi non c'erano, c'è il Cotugno che scoppiava nella terapia intensiva e invece ci sono 2 ricoverati, la ventenne intubata allo Spallanzani e lo Spallanzani ha dovuto emettere un comunicato in cui smentiva questa roba. Ecco, secondo lei è una strategia di comunicazione fatta apposta, cioè tutte queste fake vengono fatte per creare ansia e per giustificare eventualmente anche la mancata riapertura della scuola? Sicuramente mi domando dove sia l'ordine dei giornalisti. Lo dico da giornalista, un collega giornalista, dov'è l'ordine dei giornalisti? Prima di pubblicare certe notizie occorrerebbe quantomeno fare un colpo di telefono in ospedale. E dov'è il famoso comitato contro le fake news nominato dal governo? Ne avete notizia? No, io no. Lei forse lavorano solamente su certe fake news e non su altre, insomma, non su certe cose che ritengono fake news e su altre no, Salvini. No, ma ripeto, è gravissimo parlare di bimbi ricoverati, di giovani morenti. Cioè, la bimba di Padova che non è, poi è scomparsa perché non era vero che fosse Covid, insomma, veramente. Non ritenete che sia di una gravità eccezionale? Un conto è una menzogna in politica, ma un conto è scherzare con la salute, con la paura. Adesso i contagiati sono tutti bimbi, sono tutti giovani, sono tutti moribondi. Ragazzi, fortunatamente stiamo parlando nel giorno medio di 4, 5, 6, 7 vittime. Nel giorno medio in Italia muoiono 1800 persone. Di cosa stiamo parlando? Io mi domando quei giornalisti che coscienza hanno, quei direttori e quegli editori che coscienza hanno, perché io ormai sono arrivato alla conclusione che non sia distrazione, disattenzione, menefreghismo, sia una precisa strategia. A qualcuno il virus conviene. A qualcuno tenere in vita il virus anche in pieno agosto fa guadagnare soldi o fa guadagnare voti, perché non si spiega altrimenti il coro quasi unanime di giornali e televisioni a creare un allarme che fortunatamente, grazie agli italiani, grazie ai medici, grazie alla prevenzione, grazie alle distanze, grazie al buon Dio, non c'è. Io mi domando dov'è l'ordine dei giornalisti, mi domando dov'è la professionalità di certi giornalisti, anche il bollettino quotidiano su radio e telegiornali, solo in Italia, solo in Italia.